Salve, care amiche ed amici che mi seguite in YouTube, perché vabbè, se no dove altro mi potete seguire se non nel mio canale di YouTube Sante Chan? In effetti potrebbe essere il caso che mi state guardando da Twitter o da Facebook o da Google. Quindi rifaccio il saluto. Salve care amiche ed amici che mi seguite da YouTube, Facebook, Twitter e Google Plus. Poi dovrò aggiornare anche i miei profili di i5. Il tema del giorno sarà un tema molto controverso. Perché ne parlo? Perché mi viene in mente ogni tanto. Perché col passare dei secoli se ne vogliono dare altre versioni e soprattutto perché ha interessato un nostro amico youtuber che ha commentato favorevolmente un mio video fatto non so se un anno fa o alla fine del 2015, e questo era uno degli argomenti di cui parlavo e io ho promesso che lo approfondivo. Il nostro amico è l'amico i Charus, credo che si lega così, i Charus, e mi dice, commentando un mio video, ben detto. Allora andiamo ad aprire il video per vedere che cos'è che gli è piaciuto. Santen Chan parla del signoraggio bancario ancora una volta trattando le notizie di attualità. Adesso non faccio vedere la pubblicità. Ecco, questo è il video. Non so perché parta due volte. Ma poi lo continuo a filmare. Come si vedrà nella mia biblioteca dove sto adesso. Peccato però che ho fatto uno esperimento col cellulare Nokia Asha 302 e l'ho girato in bassissima risoluzione o in media risoluzione per poi dargli un formato più grande e quindi è venuto con una risoluzione pessima, sgranata, e in pratica mi infuoco poco perché, come vedete, viene un mezzo busto anche se stiro il braccio. Quindi non è una buona idea ridurgli i megapixel al cellulare ed alla camera, perché lo editi subito il film, però non ci guadagni nulla. Quindi era questo. Santen Chan parla del signoraggio bancario ancora una volta trattando le notizie di attualità. Molti di voi non avranno visto quel video. Questo è il mio muro di Facebook con una foto della prima media inferiore e con una foto mia di profilo di quell'anno. Molti di voi si chiederanno: che cosa ho detto in quel video? Oggi vi parlerò di uno dei temi di quel video e poi vi lascerò in descrizione il link di quel video. Tornando a noi, di che parlavo? Questa volta il tema ve lo presento in maniera diversa. Non so se mesi fa o anni fa l'attuale Papa, quello che fu il cardinale Bergoglio, ossia Papa Francesco, che poi ho fatto dei video ironizzando sul fatto che avesse detto in questo cazzo, no? Quindi trovate dei miei video di ironia, di comicità su quella sua battuta, che ha scatenato milioni di video in tutto il mondo.
Ma mesi fa o anni fa sentivo il Papa che parlava con voce molto delicata, come caratteristica ormai di molti papi, da Wojtyla, cioè da Papa Giovanni Paolo II a questa parte, invece di manifestare rigore, manifestano delicatezza, accondiscendenza, come se parlassero dei bambini stupidi. Anche Wojtyla faceva la voce, perché hai visto, quando uno è così buono non lo puoi contraddire, anche se ti dice cose assurde, come per me sono, visto che sono ateo, quelle della religione, ma le opinioni sono cose personali. Però ecco, questo Papa Francesco ribadiva quello che anche altri papi dicevano: chiedo perdono per gli sbagli che ha commesso la Chiesa, per gli errori, per i peccati della Chiesa. Non so di preciso a cosa si riferisse, alle conversioni forzate, alle torture, alle inquisizioni, alla Santa Inquisizione spagnola, che ha avuto il beneplacito della Chiesa, alle apostasie, a gente che viene, incluso nell'Ottocento, veniva radiata dal seno del cattolicesimo. Perché una cosa sono i peccati, che sono etici e morali, un'altra gli errori, che sono involontari, cioè mi distraggo guidando, schiaccio qualcuno, lo ammazzo, ma non volevo ammazzarlo. Oppure sbando nel ghiaccio con la macchina e travolgo delle persone, le uccido e le ferisco, ma non volevo farlo. Un'altra cosa sarebbe andare con una pinza arroventata a torturare a morte qualcuno fino ad ucciderlo. Nel video di cui vi do il link, nel testo, nell'ultima parte spiego delle inquisizioni. Come si può parlare di gli errori che la Chiesa ha commesso nel passato? Chiedo perdono a nome della Chiesa degli errori commessi nel passato. Non furono errori, innanzitutto perché l'idea di errore dà l'idea di qualcosa di involontario, e poi parlare di errori commessi nel passato dà un qualche cosa, dall'impressione che furono degli accidenti isolati, quando invece si sa che fu tutto prestabilito metodicamente e che quindi già si volevano convertire, per esempio, gli ebrei. Poi è vero che anche i musulmani ci volevano convertire a noi, ma noi volevamo convertire noi, i cattolici volevano convertire i musulmani. Poi, non contenti di tutto questo, volevano convertire, anzi, già dall'inizio, i pagani, e avanzando fino al nord Europa, dovevano convertire tutti, pure le popolazioni pagane pacifiche, i politeisti, tutto il mondo si doveva convertire. Arrivarono al nuovo mondo e, con la scusa di convertire, massacrarono persone. Come si può parlare di errori della Chiesa? Furono semplici errori quelli che in ogni città cattolica si punissero gli eretici, gli atei, gli agnostici, quelli che magari credevano in generale ma non avevano una confessione, le persone che erano ritenute apostate, gli infedeli, i marrani, cioè gli ebrei, i musulmani. Gli ebrei li si ghettizzavano. Già in un altro video, quello anteriore, che vi metto il link, quello anteriore nel tema, non nell'ordine di emissione, ho spiegato come la Chiesa intendesse controllare nel Medioevo e anche oltre il denaro, semplicemente facendo, obbligando la gente che viveva nei ghetti, cioè gli ebrei, a
mettere delle banche di cambiavaluta nei mercati. E per quanto si arricchissero, non potevano spendere molto il denaro. E poi bisogna ricordare che non solo gli ebrei potevano essere ammazzati pur di non restituirgli il debito, perché così fecero con un ordine cattolico cristiano, quello dei Cavalieri Templari, che avevano prestato così denaro a tutti i re d'Europa, ma soprattutto a Filippo il Bello e al Papa, che in pratica in combutta il Papa e il re o principe di Francia ammazzarono i dirigenti dei Cavalieri Templari e trucidarono un mucchio di Templari, confiscandogli castelli, proprietà, ricchezze e quindi anche annullando il proprio debito che avevano nei confronti dei Templari. In pochi stati i Templari si salvarono senza inquisizioni, senza processi, senza torture e senza gogne e senza condanne a morte nei roghi. Uno dei quali fu la Scozia che li accolse, proprio perché la Scozia apparentemente non aveva nessun debito con i Templari, anzi, la Scozia finanziava i Templari, perché invertiva soldi nei Templari. Quindi, se anche la Francia avesse avuto dei crediti con i Templari, li proteggeva. Invece hanno avuto dei debiti con i Templari. Sarebbe come se tu che devi un miliardo di euro a Equitalia, invece di andare a pagare, ti mettessi ad uccidere i quadri dirigenti. Ma non vuole essere una suggerenza, è un esempio. Ebbene, è come se i dirigenti degli stati europei, dovendo del denaro alla banca comunitaria europea dell'Unione Europea, andassero a fare degli attentati alla Banca Comunitaria Europea, magari finanziando l'ISIS, piuttosto che pagare miliardi e miliardi, centinaia di miliardi di euro. Magari questa sì, potrebbe essere interpretata come una suggerenza per il prossimo governo italiano, ma non è così, è un esempio. I Templari, avevano le banche d'Europa e prestavano il denaro a principi, re, cardinali, sacerdoti, papi, e quindi erano scomodi. Ma non gli si è voluto condannare per una supposta eresia ed idolatria, perché il processo sarebbe stato più breve e anche perché sarebbe stato inappellabile. Infatti, nel Medioevo, per quanto contraddittorio può sembrare, se ti accusavano di furto, estorsione, imbroglio, aggressione, stupro, incendio, omicidio, le cose peggiori, tutte anche messe insieme, avevi diritto a quello che allora sarebbe stato un processo giusto, cioè avrebbero incluso dovuto presentare dei testimoni contro di te e tu avresti potuto presentare dei testimoni a ribattere la testimonianza dei tuoi accusatori. Quindi molte volte uscivi scagionato. Allora lo stratagemma, la scorciatoia era di accusarti di eresia. Siccome nessuno ha mai visto Dio, ma neanche nessuno ha mai visto il diavolo, ti accusavano di aver avuto un tratto demoniaco e tu non potevi presentare dei testimoni a tuo favore, anche perché loro potevano dire che un veggente diceva, un santo già in vita, perché adesso si tarda pochi anni a far santa Madre Teresa di Calcutta, quando in qualche periodo hanno tardato più di 200 anni. Ma in quell'epoca c'erano dei santi in vita. Allora un santo, una persona in odore di santità, poteva dire: io so per veggenza che lui ha fatto un patto demoniaco in sonno, infatti ha avuto una polluzione notturna. Erano quegli gli argomenti. E quindi, come banchiere, ti bruciavano nel rogo. Non perché ti dovevano 1 miliardo di euro, l'equivalente, ma perché non ti volevano pagare. E allora ti accusavano di eresia e ti bruciavano come eretico, o magari perché eri un finto converso, o magari perché eri uscito dal ghetto proprio per prestare il denaro. Allora, siccome tu vuoi pignolare tanto il tuo credito, ti dicono: sì, ma tu sei uscito dal ghetto vietando la norma, che tu devi uscire a tale ora, tali giorni. Ma voi mi avete chiesto il prestito? Fa niente, però non si può trasgredire la norma e ti uccidiamo.
così il debito si annulla. Distruggi la banca, distruggi i libri registro, distruggi tutto. Quindi, quando sento parlare il Papa di turno, perché già così parlava Wojtyla, avete presente George Walker Bush Jr. nella sua dichiarazione di guerra, di invasione dell'Iraq di Saddam Hussein nel 2003, che ha fatto la pagliacciata di farsi filmare fuori onda mentre lo truccavano, no? E faceva le facce da scemo. Poi ha iniziato a parlare come se fosse stata una sorpresa che lo filmavano, ma era tutto preparato. E intanto sullo sfondo si vedeva Baghdad City, no? Come se fosse stato uno spettacolo per i nordamericani. Ha iniziato a parlare, care amiche ed amici iracheni, si è diretto direttamente agli iracheni, non ai nordamericani. Vi prego di rimanere nelle vostre case, perché stiamo per liberare il vostro paese da una dittatura che ha armi di distruzione di massa. Sono anche andati all'ONU a mostrare un flaconcino, poi si è visto che era tutto finto. Gli ispettori della ONU hanno detto non c'hanno nucleare, non c'hanno armi di distruzione chimiche o batteriologiche, e loro come hanno ribattuto quell'argomento dicendo che evidentemente se non si è trovato nulla è perché l'hanno nascosto nel deserto. Allora per forza qualcosa dovevano avere, se no non li invadevano. E poi non avevano nulla, se no l'avrebbero usato. Guarda in Siria che i ribelli ci hanno avuto armi chimiche perché gliele hanno date loro. Allora parlava come un tonto, no? Bush Junior, come a dire, è sincero, perché un cretino così non può dire bugie. Sta dicendo la verità. Tutti gli americani gli hanno creduto. Restate nelle vostre case e non vi sarà fatto nulla. A Baghdad City manderemo dei missili intelligenti che colpiranno chirurgicamente i punti strategici. Questo non se lo sono creduti in Iraq, da nessuna parte, neanche i curdi, ma se lo sono creduti in Nord America, che credevano veramente che ogni volta che c'era un'esplosione morivano i cattivi di Saddam Hussein e i buoni rimanevano con vita, donne e bambini. E infatti ogni volta che guardavano nello schermo un'esplosione festeggiavano come se fosse una partita di calcio o un videogioco. Invece nella realtà morivano centinaia di milioni di persone e nella prima ora forse sono morte 80.000 persone. Baghdad City, il cuore di Baghdad, perlomeno il centro storico, è rimasto totalmente raso al suolo e sono morto 80.000 o forse 200.000 persone. E quindi questo mi fa ricordare il tono di voce che hanno anche i papi parlando. Papa Bergoglio, sempre che parla degli errori della Chiesa, di solito è un po' frizzante, ma inizia a parlare, care sorelle e fratelli, gli errori che ha fatto la Chiesa nel passato, bisogna perdonarli. Non sono stati errori. Gli errori sì, si perdonano perché sono involontari, ma non mi dire che dal concilio di Nicea che ha fatto Costantino in poi, che si sono selezionati arbitrariamente dei testi considerandoli canonici. C'erano migliaia di evangeli, magari scritti molto prima dei testi canonici. Non si può dire che poi le aggressioni che gli altri cristiani hanno sofferto sono state per errore, ma sono state la volontà tanto di Costantino come dei cattolici che poi hanno avuto il papato di Roma di garantirsi una posizione di potere discriminando tutti gli altri cristiani. Gnostici, eretici, c'erano migliaia di confessioni, manichei, nestoriani, vabbè, c'è un elenco un po' largo, basta cercare sotto la voce cristianesimo. E poi sono arrivati ad uccidere i templari e a dissolvere molti altri ordini di cavalieri cristiani, cattolici o non, cattolici, perché gli dovevano denaro.
o perché gli dovevano denaro per il lavoro che facevano, o perché glielo prestavano gli ordini stessi alla Chiesa. Infatti, come nascono le crociate? Terra Santa passò subito, quando nacque l'Islam, sotto il controllo di califfi islamici. Però i cristiani potevano continuare, perché era rimasto in piedi l'impero romano orientale, con capitale a Costantinopoli. Potevano continuare attraverso Costantinopoli a fare il pellegrinaggio in Terra Santa, a Gerusalemme. I musulmani li lasciavano in pace. Naturalmente, come succede oggi in Ottaviano, vicino al Vaticano, vendevano tutta quella parcottaglia, quelle reliquie, quelle cose strane, che gli rendevano al Vaticano e a tutti i principi cattolici e anche a Costantinopoli miliardi di euro dell'epoca. Era una fiumana di soldi organizzare i tour, cioè i pellegrinaggi, dove i buoni cristiani andavano a comprarsi tutte queste vecchie cimelie, schegge della croce, i chiodi della croce, i denti di Cristo, le unghie di Cristo, il velo della Madonna, eccetera. Quando irruppe nella scena quello che i musulmani considerano Saladino il Grande, invece i cristiani considerarono il feroce Saladino, che interruppe i pellegrinaggi. Non so se impedendo al denaro di andare alle arche dei cattolici, oppure proprio impedendo ai cristiani di andare in Terra Santa. Allora ci fu la ritorsione dei principi cattolici, fra cui il Papa, che è un re, organizzò una guerra per recuperare i luoghi santi al pellegrinaggio cristiano, ma anche gli introiti che ne derivavano da quel turismo sacro. E quindi ci furono le crociate. Si indebitarono così tanto da chiedere denaro prestato ai templari. I templari erano un ordine dipendente che arrivò a essere indipendente dalla stessa volontà del Vaticano. Quindi potevano emettere carta moneta, cioè all'epoca erano le lettere di credito, senza fondi, e prestarono denaro a destra e a manca, incluso al Papa, a tutti i principi regnanti che dovevano finanziare le guerre per sostenere le crociate, dovevano finanziare le loro spedizioni, le loro crociate in Terra Santa. Alla fine dovettero tanti soldi e diciamo, le crociate si risolsero in una sconfitta, perché dovettero abbandonare Terra Santa, che i templari in pratica rimasero come una organizzazione di riscossione economica, perché continuavano ad avere castelli e cattedrali in tutta Europa, continuavano a prestare lettere e note di credito e a essere creditori dei debiti di quasi tutti i principi d'Europa, incluso il principe della Curia Romana, il re del Vaticano, il Papa. E allora loro si vendicarono uccidendoli in gran numero e sequestrandogli tutto. Quindi le crociate sono state determinate non soltanto dal tentativo di difendere la fede cristiana o cattolica, ma soprattutto di difendere il rogito di denaro che dai pellegrinaggi ne derivava. Circa 600 anni dopo o meno, Martin Lutero, per le stesse ragioni, provoca lo scisma attraverso la sua protesta e nasce il protestantesimo. Perché? Perché il Papa, per riformare il Vaticano, vende indulgenze e manda predicatori e confessori in tutta Europa a rastrellare denaro, racimularlo a più non posso, e raggruzzano miliardi dell'epoca di euro, forse centinaia di miliardi di euro, perché ogni stato sarà costata 100.000 euro, per dire, solo di materiali. Allora Martin Lutero affigge il suo manifesto con un pugnale in una chiesa,
contro questa depredazione economica e nascono delle guerre di religioni che dureranno 100 anni e produrranno eccidi e massacri. Tanto si produrranno quelli che Papa Francesco chiama errori, ma sono dei crimini dal lato dei cattolici come dal lato di tutti i riformisti e protestanti che poi, visto che la protesta era contro l'ortodossia, anche Martin Lutero diventa ortodosso. Quindi ci sono, cioè la protesta non ha mai limite, la riforma non ha mai limite, e da movimento protestante nasce movimento protestante in un senza fine estremamente rivoluzionario, no? Fino ai giorni nostri ci sono pentecostali nuovi che nascono in protesta di tutti i protestantesimi che sono divenuti antiquati. Quindi negli Stati Uniti si rifondano chiese protestanti ogni anno. E come i cattolici, anche Martin Lutero e gli altri protestanti, potrebbe sembrare di no, che non vogliano ripetere gli stessi errori, ma hanno dei pregiudizi contro gli ebrei, contro i musulmani, vogliono convertire i cattolici che credono che seguino a Satana e alla Chiesa di Satana, cosa che si trasferirà anche ai Testimoni di Geova e ai Mormoni. I cattolici, dal canto loro, raffigurano Martin Lutero e i protestanti come dei diavoli che vogliono ammaliare la gente portandola all'inferno. Quindi anche per i cattolici i protestanti sono demoniaci e il protestantesimo è una forma di satanismo, cosa che poi verrà rinfacciata ai comunisti, eccetera. E quindi i protestanti non si salvano dal ripetere la storia cattolica delle inquisizioni contro gli eretici, vedi negli Stati Uniti a Salem, dove bruciano delle streghe. Quindi non è cambiato nulla. E anche i protestanti compieranno degli eccidi e delle massacri nel nuovo mondo. Infatti hanno voluto convertire e hanno massacrato gli indigeni, i cattolici spagnoli e portoghesi, ma non vi ho detto prima che anche i cristiani protestanti olandesi, inglesi non credo siano andati in Belgio, no? Hanno massacrato indiani direttamente senza neanche mischiarsi con loro. Perché? Perché gli spagnoli erano in minoranza, allora molte volte non volevano direttamente uccidere l'indio, massacravano i loro dirigenti, distruggevano la loro cultura, però si meschiavano con loro per fare popolazione. Invece gli anglosassoni e gli olandesi direttamente gli indios, i nativi di Nord America, li uccidevano, li sterminavano come animali, neanche si mischiavano con loro. Beh, queste sono le cose che mi sono venute in mente sentendo mesi o anni fa, quando Papa Francesco è caduto sul cazzo parlando. Bisogna dare agli altri la propria ricchezza in questo cazzo Dio. In questo cazzo di Dio. Da voi la mia ricchezza, te, ciapa qua. Allora, ha anche detto in quel periodo, non so se 2013-2014, credo 2014, perché si è ritirato l'altro papa. Adesso ci abbiamo due papi a Roma, che poi Roma è uno stato, il Vaticano è uno stato straniero, lo stato pontificale, la curia romana. Però ecco, qual è lo stato straniero più vicino all'Italia, a parte San Marino e Malta? Il Vaticano, a parte il Principato di Monaco. Quindi uno stato straniero. Il papa aveva detto nell'aereo, perché questo papa parla molto in aereo, Wojtyla viaggiava molto in aereo. Bisogna perdonare gli errori della Chiesa del passato. Gli errori, vabbè, gli errori, ma non i crimini organizzati, perché è come se un tedesco nazista di oggi dicesse: beh, bisogna perdonare
gli errori del nazionalsocialismo del passato. Non sono errori, sono crimini sistematicamente organizzati, metodicamente organizzati. Le autorità secolari ed ecclesiastiche avevano luoghi di deportazione, di incarcerazione, metodi di tortura codificati, strumenti di tortura, interrogatori pianificati, dovevano render conto ai superiori. Era tutto gerarchicamente organizzato. Come si può parlare di errore? Era proprio un'organizzazione criminale basata sulle scritture che nessuno può dimostrare che siano certe al 100%. Quindi non interpretavano le scritture. Quando in un passo Gesù dice, anche dei Vangeli apocrifi, chi diciamo provoca stupore negli ingenui, gli deve essere legata la ruota di un mulino al collo e buttato a mare. Bene, una delle uccisioni era proprio di presa alla lettera, gli legavano la ruota di un mulino che era una ruota di pietra per macinare il grano, lo buttavano a mare perché parlava in modo eretico, stupendo la gente semplice. Magari si trattava di un prete che aveva letto le scritture e le interpretava a modo suo. Oppure, non so, ci sono tanti esempi di torture che hanno preso alla lettera dalla Bibbia, dal Vecchio e dal Nuovo Testamento. Quindi, per fortuna che viviamo in altri tempi, ma mi stupisce come ancora possano dire che siano stati degli errori. A Galileo Galilei, Copernico, Pico della Mirandola, adesso hanno eretto un monumento a Giordano Bruno, ma lui l'avevano torturato non per errore, ma per 7 anni, 7 anni di masmorra, 7 anni di torture nelle quali lo hanno umanamente e fisicamente seviziato ed avvilito. E poi lo hanno portato in tribunale dicendo: guardate quest'infame, guardate com'è brutto. Lo hanno avvilito loro perché era uno spirito elevato. Allora, adesso lui, Giordano Bruno, era credente e lui ha detto che il Dio cattivo, cioè il monoteista, ha sostituito gli dei buoni politeisti dell'antico Egitto. Certo, era anche lui un credulone, un credente, però l'hanno torturato a morte e non c'era libertà di fede. Adesso, i papi da sempre parlano contro del relativismo culturale, cioè del fatto dell'idea che in ogni luogo ed ogni tempo ed in ogni tempo ci fosse stata una cultura differente. Se non ci fosse stato il relativismo culturale e il laicismo, ecco, a quest'ora Italia sarebbe ancora uno stato confessionale. Non potresti essere ateo, non potresti fare le cose a tua discrezione e soprattutto se vorresti credere nel buddismo o in qualsiasi altra cosa non lo potresti fare perché ti potrebbe la polizia confessionale, per crimini morali ed etici, imprigionare e torturare a morte. Vogliamo veramente credere che il relativismo culturale sia male, sia una cosa cattiva? E che in nome di una lotta al relativismo culturale si possa giustificare l'inquisizione di ieri come errore? Io non so. Quindi, beh, mi verranno altre idee sul tema, però adesso ho fatto un video abbastanza largo, vi lascio, perché se no vi annoio. Comunque è così. Poi un'altra cosa, mi dicono sempre come si possono fare delle guerre in nome di Dio o delle atrocità in nome di Dio, come possono esistere le guerre sante? Se Dio non esiste, in pratica tutti possono fare qualcosa in nome di Dio, perché il primo schizofrenico che sente delle voci o il primo malintenzionato che vuole plagiare gli altri dice che glielo sta dicendo di fare Dio. Che bisogna fare certe cose in nome di Dio e i creduloni, gli ignoranti, gli credono. Per quello che si possono fare torture, inquisizioni sacre, sacre inquisizioni. Si parla tanto che non si può fare una guerra santa in nome di Dio. Ma le crociate che cosa sono state? E le inquisizioni non erano sante? Perché i più grandi inquisitori, Ignazio da Lola e Torquemada, sono ancora chiamati santi quando sono stati dei macellai?
e tanti altri dell'epoca che erano grandi inquisitori. Poi l'Inquisizione si è trasformata in censura perché non ha più ucciso, e gli anatemi sono stati trasformati in critiche. Adesso c'hanno un giornale, quelli del Vaticano, quindi ti criticano nel giornale. Però loro che togliessero la santità a San Ignazio de Loyola e a Torquemada, perché non sono santi, sono macellai. Quindi in nome di Dio si può realmente fare qualsiasi cosa, proprio perché dov'è Dio? A chi è che parla? Perché dovrebbe parlare giusto al Papa o giusto a qualche altro leader cristiano? E poi un Dio che ha una relazione con una ragazza vergine di 12 anni o meno per riprodurre se stesso è un'abominazione, cioè non ha logica. Perché quello è il fatto. Maria, che poi non si sa se era Maddalena o no, ma le Maddalene mi piacciono molto a me, come a Proust nel tè. Maria aveva 12 anni quando lo Spirito Santo è sceso su di lei sotto forma di colomba, cioè sotto forma di uccello. Poi c'è da vedere se volava o gliel'ha dato qualcuno l'uccello. Ma dico, 12 anni ha avuto, non ha aspettato che avesse avuto 18 anni, le prime mestruazioni a 16, no, 12. E ha partorito miracolosamente. Certo, una bambina di 12 anni che partorisce un bimbo di 9 muore, non so, all'epoca non avevano le cliniche di oggi. Ma Maria non muore nel parto, quindi è un miracolo. E nasce Gesù che è Dio stesso. Adesso, o è una ricostruzione dei fatti mai esistiti, quindi è un simbolismo. Infatti dicono che Cristo significa unto, e si parla di tanti falsi messia nel Vecchio Testamento, quindi nella Bibbia ebraica, prima della venuta del Cristo, che erano tanti altri poveri cristi che li hanno ammazzati come falsi profeti. Quindi forse Gesù Cristo non è stato né il primo né l'ultimo che ha predicato. Poi San Paolo e gli altri hanno armato una storia. Anche il Cristo sarebbe stato crocifisso, e quindi è nata la religione cristiana prima, e poi fra i cristiani hanno predominato i cattolici. Quindi o è tutto un racconto quello della verginità di Maria e della madre di Maria e della nonna di Maria, che sempre lo Spirito Santo scendeva su di loro sotto forma di uccello, oppure la verità ed è un racconto pedofilo. Vi lascio adesso, grazie di avermi seguito, qui il vostro Sant'Enchan, non mancate di seguirmi. Un saluto speciale al mio amico Icharus, che c'ha la giraffa che dà un calcio in testa a un rinoceronte. Vi faccio vedere il suo profilo, già che ci sto. Eccolo qua. Poi ha anche dei video che ho visto che sono bellissimi nel suo canale, che è questo: User Raffanel 81. Non so perché Raffanello 81, ma vabbè. Mi sono piaciuti dei video. No, non so se ha caricato dei video, credo di sì, però ha una playlist. E come vedete, ha visto anche dei video miei. Quindi gliene sono grato. Come vedete, ho fatto dei video che lui ha visto. Vi invito anche a tutte e tutti voi di guardare i miei video. Non per fare come lui, ma per farmi contento a me. E quindi con questo vi lascio.
Con questo, cari amiche ed amici, vi lascio al prossimo video. A presto, statemi accorti. Arrivederci, ciao. Cari amiche ed amici, il vostro Sant'Enchan vi saluta ancora una volta. Arrivederci.